Tesorini, eccoci qua per un video speciale che vuol dare delle indicazioni per un anno. Sono previsioni a lungo termine. La premessa è che seppur io faccia uscire questo video per l'inizio dell'anno 2024, le ispirazioni che trarrete da queste carte saranno valide comunque in qualsiasi momento vi troviate a guardare e a scegliere il vostro mazzo, perché questo video giungerà a voi nel momento in cui vi servirà e nel momento giusto per voi. Quindi sarà una sorta di consiglio, di previsione, chiamiamola così in modo semplicistico, per un anno. Ma in linea di massima può essere il consiglio per un mood o un consiglio per cose a cui far attenzione nei prossimi mesi, dopo che avrete scelto il vostro mazzo di carte. Io farò tre mazzi di carte utilizzando i tarocchi, le carte dei quattro accordi e l'oracolo risponde di Colette Baron-Reid. Ogni mazzetto sarà contraddistinto da tre pietre che vi chiedo, tesorini, di scegliere con l'istinto, ovvero non dovrete ragionarci sopra, non dovrete farvi influenzare dal significato delle eventuali pietre, ma semplicemente guardarle e sentire quale vi sta chiamando. Quindi cominciamo subito a creare i nostri tre mazzetti. Cominciamo con le carte dei quattro accordi, che sono carte di saggezza tolteca. Andiamo a mescolarle. Subito le pietre, diciamo a caso, le ho prese proprio a caso. Adesso andiamo a scegliere i nostri tarocchi. Su questo mazzo di tarocchi ci sono anche segni dello zodiaco, pianeti, ma noi non andremo a guardare perché io personalmente non mi intendo di queste cose. Ho studiato un po' i tarocchi, ma non i segni zodiacali, non lo zodiaco, quindi sono carte nuovissime, particolarmente scivolose. Andrò a sceglierne tre per ogni mazzetto. E
le sceglierò in ordine dal mazzo una volta che avrò smesso di mescolare. Non c'è una regola in cui scegliere le carte, basta dire all'inizio della stesura l'intenzione di come vogliamo sceglierle, in modo che l'universo le farà uscire come dovranno uscire. Ok, andiamo a scegliere 1, 2 e 3 che saranno messe in ordine, ok? Quindi la prima con me, la terza, ok, la prima, la seconda e la terza, perché in un'ottica di lettura l'ordine è importante. La prima, la seconda e la terza. Andiamo a mettere a posto gli altri blocchi. Scegliere un oracolo. Qui abbiamo il nostro libriccino con i responsi. Mescolerò le carte e poi abbinerò ogni carta ad ogni pietra, ad ogni mazzo. Adesso prendete questo momento per scegliere di pancia il vostro mazzo. Il mazzo numero 1 con l'ametista, il mazzo numero 2 con l'eliotropio, il mazzo numero 3 con la corniola. Qui è rimasta una carta, chissà da dove è uscita. Che è uscita, ragazzi, la devo guardare, ed è l'entusiasmo, ovvero il fante di bastoni. Questa probabilmente è per tutti, o per me, o per la stesura in genere, non so, ma sento di doverla leggere visto che era qui uscita dal mazzo. Entusiasmo, buone notizie, coraggio, ottimismo, competizione, fedeltà. Ed è una carta relativa a venditori, attori, politici, predicatori, oratori, atleti e artisti. Che dire? Mettiamola qua. Bene, spero che vi siate presi il tempo per scegliere. Io comincerò dal mazzo numero 1 collegato all'ametista. Lascerò per ultima la carta dell'oracolo. Sarà detto 1, 2, 3. Ok, stendo le carte dei tarocchi. E vado subito a leggere la carta dei quattro accordi. Allora, la carta dei quattro accordi è dell'accordo non prendere nulla in modo personale. Tutti vivono nel proprio sogno particolare.
tutti vivono nel proprio sogno particolare, nella propria mente, in un mondo completamente diverso da quello in cui viviamo noi. Che cosa ci vuol dire questa carta? Ci vuol dire che spesso noi ci sentiamo feriti dagli atteggiamenti altrui, perché prendiamo in modo personale questi atteggiamenti. In realtà ognuno appunto vive in un proprio sogno, in una propria identificazione con le proprie credenze e con le proprie convinzioni. E quindi cosa ci dice la carta che insegna a non prendere nulla in modo personale? Ci dice che anche noi dobbiamo smettere in un certo senso di sentirci toccati o offesi da ciò che gli altri dicono o fanno nei nostri confronti, ma che la nostra vita è comunque autentica se non ci facciamo influenzare dal giudizio altrui e soprattutto se non ci facciamo influenzare da quello che crediamo un attacco nei nostri confronti, perché molto spesso appunto tendiamo a vedere come un attacco personale qualcosa che invece deriva dalla vita degli altri, dalla loro magari incapacità di rapportarsi con noi o viceversa. Quindi è una carta che invita a ricordarsi che ognuno di noi vive immerso in un proprio sogno e che non tutto ruota intorno a noi, che non tutto necessariamente viene fatto per noi, sia in lato positivo che negativo. Vediamo la stesa dei tarocchi. Allora, abbiamo un 7 di coppe diritto, la carta del giudizio arrovesciato e il 9 di spade arrovesciato. Quindi, che cosa mi dice? Sogni, il giudizio, ansia. Allora, il 7 di coppe è la carta dei sogni e molte opzioni, molte scelte, molteplici possibilità, opportunità. Ci sono decisioni da prendere, però c'è anche la possibilità di procrastinare, sognare, illudersi, avere delle velleità. Nel lato più negativo anche avere una sorta di allucinazioni, però in un senso positivo anche meditazione. Ovviamente queste carte hanno molteplici significati, quindi ognuno di voi la deve prendere anche tra virgolette, perché non è una stesura personale ma è una lettura aperta, una lettura interattiva, quindi è logico che non potrà tornarvi tutto al 100%, quindi cercate di prendere le indicazioni di questa stesura in modo oggettivo, senza attaccarcisi troppo. Quindi abbiamo una stesa che inizia con la molteplicità di possibilità e di opportunità, però abbiamo una carta del giudizio arrovesciata, che significa indecisioni, dubbi su se stessi, pettegolezzi, mancanza di consapevolezza di sé, mancanza di volontà di imparare le lezioni karmiche. Quindi questa carta del giudizio arrovesciato dopo il 7 di coppe, che mi dice che ci sono tante possibilità e tante opportunità da scegliere, collegata anche alla carta che è uscita dei quattro accordi, mi fa pensare che nella vostra vita queste possibilità e queste opzioni di scelta che avete possano essere frenate anche da quello che pensano gli altri. Infatti vedete, mi esce fuori anche il pettegolezzo e una mancanza di consapevolezza di sé, quindi questo è un po' anche l'invito. La conclusione della stesa è con il 9 di spade arrovesciato.
però dice luce alla fine del tunnel, recupero, miglioramento, lasciare andare la negatività e lo stress. Per cui, riassumendo questa stesura, cosa significa? Evitate di prendere sul personale quello che succede, soprattutto i comportamenti altrui, e perché avete la possibilità di scegliere molto ampia. Avete fantasia, avete immaginazioni, le opportunità ci sono, sono solo bloccate da indecisioni e dubbi, da una mancanza di consapevolezza delle vostre capacità, oppure appunto dal farsi frenare da quello che pensano gli altri. Se riuscirete a lasciare andare tutto questo, allora ci sarà una luce alla fine di questo tunnel. E concludiamo la lettura con la carta dell'oracolo, la carta dell'oracolo numero 7, al mare. Guardate che bella questa illustrazione. Quindi andiamo a vedere il significato della carta numero 7. Significato essenziale. Scorrere, tornare alla fonte, capire come i vari pezzi si incastrano insieme, l'ordine naturale degli eventi. Il messaggio dell'oracolo è: non è meraviglioso sentirvi parte del flusso della vita quando gli eventi e le situazioni sembrano trasportarvi con fluidità e senza sforzo? Questa carta vi ricorda che seguire la corrente è esattamente ciò che dovete fare in questo momento. Cavalcate l'onda delle opportunità che si è venuta a formare, grazie a un perfetto insieme di concomitanze. Lasciate che la fiducia e la fede vi guidino mentre correte come un fiume dentro il mare della vita. Che dire, ragazzi? A me sembra che anche l'oracolo sia ben collegato ed incastrato con le altre carte uscite. Bene, mi raccomando, lasciatemi nei commenti scritto se questa previsione, diciamo, se questo responso vi ha risuonato. Andiamo a vedere il mazzo numero 2. Qui ho steso i miei tarocchi. Guardiamo la carta dei quattro accordi. Sii impeccabile con la parola, diventa un mago bianco. Tutta la tua magia si fonda sulla tua parola e ogni volta che esprimi un'opinione getti un incantesimo sugli altri, ma puoi scegliere se incatenare con gli incantesimi o liberare dagli incantesimi. Che cosa invita a fare questa carta? Invita a stare molto attenti alle parole che usiamo, perché le nostre opinioni, sia su noi stessi che sugli altri, possono avere un grande peso. A volte anche verso di noi non siamo caritatevoli e diamo delle opinioni su noi stessi e ci convinciamo magari che non siamo abbastanza, oppure ci togliamo delle possibilità, e così facciamo magari anche con gli altri. A volte pensiamo di far bene, di dare un consiglio giusto, invece in quel modo incateniamo le persone con dei giudizi. Quindi questa carta è un invito veramente a stare molto molto attenti alle parole che usiamo, a quando le usiamo, a come le usiamo, e a volte magari non è neanche necessario usarle, fondamentale usarle. E diventa un mago bianco significa che puoi scegliere anche tramite le parole di liberare le persone. A volte anche una parola di conforto può essere estremamente liberatoria verso chi magari sta attraversando un momento difficile. Guardiamo la stesa dei tarocchi.
Allora, abbiamo un re di spade rovesciato, una regina di spade rovesciata ed un 10 di coppe diritto. Dunque, vediamo un po'. Il re di spade rovesciato ci parla di egoismo, spietatezza, subalternità, malvagità premeditata, qualcuno che è eccessivamente cauto. E la regina di spade a ruota parla di pettegolezzi, bugie, maligne, pregiudizi, perdita, infelicità, una persona che mette in cattiva luce gli altri di cui non ci si può fidare. E la conclusione è il 10 di coppe diritto che porta felicità, famiglia, famiglie felici, riunioni, riunioni di famiglia, relazioni a lungo termine, stabilità, sicurezza, armonia, abbondanza, beatitudine domestica, cura dei bambini e divertimento. È una carta che viene chiamata anche matrimonio. Allora, alla luce anche della prima carta, che è quella che apre la strada a questa lettura, di essere impeccabili con la parola, queste due carte di seguito hanno un bel significato, ragazzi. Perché che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che per qualche motivo possiate essere portati ad essere egoisti o spietati con qualcuno. Oppure ad essere anche troppo cauti, questo è vero, o a fare anche pettegolezzi, ad avere dei pregiudizi, mettere in cattiva luce le altre persone. Di solito quando si parla di persone che fanno pettegolezzi, non abbiamo una buona opinione, no, di queste persone, ma di fatto spesso, quante volte ognuno di noi si trova a farli, magari non ce ne accorgiamo nemmeno, magari diamo un giudizio su un'altra persona in modo così, senza pensarci troppo, un po' spietato, oppure appunto ci troviamo in gruppo con altre persone, magari uno parla male di qualcuno e viene da riderci su, da scherzarci su, e lì per lì sembra di non far niente di male. Perché sembra quasi un gioco, una sciocchezza, no? Invece, appunto, possiamo diventare malvagi e cattivi pur senza rendersene conto. Quindi io credo che la carta dei quattro accordi con questi due tarocchi, con queste due carte dei tarocchi di seguito, credo che siano veramente un invito in questi prossimi mesi a porre più attenzione a quello che diciamo. Sia verso di noi, ma anche al giudizio che possiamo dare sugli altri. Io credo che se riusciremo a mettere più attenzione su questa cosa, a stare più attenti a evitare di fare pettegolezzi, a evitare di essere troppo egoisti, o spietati anche nei nostri giudizi, nel dare sentenze sugli altri, allora ci porta ad un matrimonio felice, che il matrimonio non è necessariamente tra due persone, perché qui infatti parla di famiglia felice, riunioni, relazioni a lungo termine, stabilità, sicurezza. Quindi sicuramente il tenersi lontani dal pettegolezzo e da questa serie di situazioni in cui vengono fuori malignità e pregiudizi ci portano comunque ad emettere delle vibrazioni positive, delle vibrazioni positive che sono l'opposto appunto della spietatezza e dell'egoismo che ci portano inevitabilmente alla felicità, alla stabilità. Quindi, che dire tesori, io penso che se avete scelto questa carta, il messaggio fondamentale sia appunto questo, di stare attenti alle parole che si usano, a come si usano e soprattutto iniziare a vibrare una maggiore empatia. Ma andiamo
a leggere l'oracolo. L'oracolo è la carta Orfani, è la carta numero 5. Andiamo a leggere che cosa significa, che messaggio ci dà la carta numero 5. La carta numero 5, Orfani. Significati essenziali. Un senso di perdita, una crisi di identità, la consapevolezza di non riuscire ad inserirsi, il bisogno di appartenere, non sapere bene quale posto si occupa. Messaggio dell'oracolo. Tutti noi siamo stati creati per stabilire rapporti con altre persone, all'interno della nostra famiglia, della società in cui viviamo e nel mondo in senso più ampio. Nessun uomo è un'isola ed è importante che capiate quanto essere una parte di, piuttosto che separati da, sia essenziale per il vostro benessere. Il problema sta nello scoprire cosa sia più adatto a voi. Siate fedeli ai vostri principi e valori fondamentali. Magari non vi identificate più come in passato con un gruppo o una comunità e avete bisogno di trovare qualcosa di nuovo. Magari provate profondo senso di perdita o vi sentite confusi. Concentratevi sul bisogno di appartenenza e sappiate che troverete il vostro posto in mezzo ad altre persone simili a voi, tanto in spirito che nel modo di pensare. Smettetela di farvi pressione per adattarvi a vivere una situazione in cui non vi trovate a vostro agio. Non tutti capiranno, ma questo è il momento di andare avanti. Che dire tesori? Io vorrei non aggiungere altro perché trovo che anche in questa seconda stesura l'oracolo si vada ad incastrare perfettamente con le carte che sono uscite in precedenza. E veniamo alla terza stesura di carte, quella abbinata alla corniola. La nostra carta dei quattro accordi è: fai sempre del tuo meglio, metti in pratica le tue idee. Fare del tuo meglio significa agire. Puoi avere in testa molte idee meravigliose, ma se non le metti in pratica non ci saranno risultati né esiti positivi. Quindi, fai del tuo meglio è la carta di apertura di questa lettura. Andiamo a vedere i tarocchi. In questa stesura abbiamo tre carte positive, cioè alla diritta, voglio dire, e ci parlano di bilancio, lavoro di squadra ed equilibrio. Il 4 di denari, il 3 di denari e il 2 di denari. Sembra assurdo, avete visto bene che le ho mescolate, eh? Allora, il 4 di denari ci parla di aggrapparsi a persone, essere possessivi, ci parla di problemi profondi passati, di accumulo, di avarizia, di controllo, di possessività, ma anche di un positivo di stabilità finanziaria, sicurezza finanziaria, e di risparmio, ma anche di materialismo. Questo è un bilancio. Poi abbiamo il 3 di denari che ci parla di lavoro di squadra, apprendistato, formazione, studio, crescita, duro lavoro, impegno, costruire sul successo, collaborazione, determinazione, obiettivi, dedizione, qualità, attenzione ai dettagli, risultati, riconoscimento e ricompense. E già qui, ragazzi, sembra assurdo, ma metti in pratica le tue idee
e fai del tuo meglio. Associato a queste carte, che dire? Mi sembra che già il discorso sia chiaro. Bisogna smettere sicuramente di aggrapparsi a problemi passati e di andare a fare un bilancio della situazione proprio e per trovare una sicurezza. È una stesa abbastanza materiale questa, eh? Si va molto sul lato materiale. E non so se avete in mente di fare degli acquisti importanti, però ecco, è il momento di mettere da parte dei soldi per fare grandi acquisti e soprattutto appunto smettere di aggrapparsi a certe cose, cioè non essere avari, oculati sì, ma non avari. E sembra che ci sia la possibilità appunto di fare un buon lavoro di squadra, quindi io non so se studiate, se state lavorando, però ecco, ci parla questa carta proprio di dedicarsi molto a quello in cui si crede, però anche appunto cercare di unirsi a persone che possono essere sulla nostra lunghezza d'onda, cioè a lavorare appunto in squadra. Ci parla anche di apprendistato, di formazione, e infatti anche qua appunto dice fare del tuo meglio, se non metti in pratica le cose non ci sono risultati, quindi bisogna un po' lasciare andare sicuramente le zavorre e buttarsi sia in un lavoro con altre persone, in appunto in formazione, che può essere anche una formazione dopo che si è già studiato, insomma, volendo non si finisce mai di studiare. L'ultima carta, che è il 2 di denaro, di denarci, parla di equilibrio e anche di forse. Mentre le altre due sono un sì della serie va fatto, qui c'è un forse. Dunque, equilibrio, intraprendenza, alti e bassi, adattabilità, flessibilità, bisogna sapersi destreggiare nella vita e con il denaro. C'è la possibilità anche di profitti e perdite, quindi non è detto, cioè questo dà un equilibrio, nel senso che probabilmente, anche se vi metterete in gioco, non è detto che tutto vada in profitto, ma potranno esserci anche delle perdite, quindi dovrete essere sicuramente molto oculati, stare attenti appunto alle persone con cui sceglierete di mettervi magari in società oppure di collaborare, con cui deciderete di collaborare. Dovrete stare molto attenti se dovete cambiare lavoro o se appunto volete cominciare a studiare qualcosa, a dedicarvi a un corso di formazione. Cercate di capire qual è la cosa migliore. Ecco, è una stesa veramente che parla molto di soldi, di finanza, di lavoro, di cose materiali proprio, quindi probabilmente i prossimi mesi a venire saranno più dedicati proprio all'aspetto materiale della vita piuttosto che alla spiritualità. Andiamo a vedere che cosa ci dice il nostro oracolo. È il numero 4, cioè ragazzi, anche qui sono venute delle carte molto vicine una all'altra, che è potere superiore. Questo è l'oracolo di chiusura di questa stesa. Andiamo a leggere che cosa ci dice. 4. Potere superiore. Significati essenziali. Contatto consapevole con un potere superiore. La presenza del divino, vedere l'energia della fonte in ogni cosa. Entrare in alleanza con lo spirito.
Questa carta vi ricorda che siete molto più di semplici persone che cercano di andare avanti facendo sì che le cose funzionino per sé e per gli altri. Voi possedete un'anima immortale e vi è stato fatto dono di un'esistenza umana attraverso la quale un potere superiore può esprimere se stesso. In questo momento dovete essere consapevoli del vostro legame con lo spirito e promuoverlo con la preghiera e la meditazione. Chiedetevi qual è il bene supremo per tutti, in che modo posso essere utile. Poi uscite dal vostro percorso abituale e confidate nel fatto che per la vostra vita ci sia un progetto molto più bello di quanto riusciate a immaginare. Voi siete sempre protetti e divinamente indirizzati. Allora, è un messaggio strano, viste le altre carte, ma forse neanche troppo, visto che tutto l'andazzo è stato sul materiale e che il responso finale comunque è stato una sorta di equilibrio tra il positivo e il negativo. Questo messaggio finale dell'oracolo mi fa pensare molto a un dire ok, abbiamo parlato di vita materiale, ma non ci dimentichiamo che siamo anche connessi con il divino, quindi poi alla fine qualsiasi cosa succederà, alla fine è per noi e poi c'è appunto anche un invito comunque a meditare. Anche a non calpestare gli altri, perché poi che succede? È facile quando poi ci dedichiamo troppo alle attività materiali, stiamo troppo in ascolto poi di quello che è anche una ricerca della prosperità, di un lavoro, o dello studio, ci può essere anche la possibilità che ci dimentichiamo della nostra parte più spirituale. In questo caso io vorrei leggere anche il messaggio di prosperità, perché finora ho letto soltanto il messaggio dell'oracolo, ma poiché questa stesura è molto legata proprio ad una parte anche più materiale e di prosperità, voglio leggere anche questo messaggio. A volte il vostro lavoro fluisce semplicemente attraverso di voi. Le idee giungono in men che non si dica e l'ispirazione sgorga spumeggiando da una fonte quale non sapevate nemmeno di avere accesso. Se raggiungete delle intese, avviate dei progetti e negoziate degli accordi con lo spirito come vostro partner. Le cose andranno sempre a buon fine. Lasciate che il vostro potere superiore vi guidi. Le sincronicità e gli stimoli intuitivi che sentite vi aiuteranno a capire verso quale parte venite diretti, dandovi la certezza di andare nella giusta direzione. Non dimenticate di rendere merito laddove è necessario. Non avreste avuto successo senza la guida dello spirito. L'umiltà vi sarà molto utile quando compare questo simbolo, questo oracolo. Credo che questa ultima lettura sia stata necessaria per aiutarci a comprendere questa stesura, che forse è stata quella un pochino più di difficile interpretazione. Bene, tesori, che dire? Io spero che in questi mesi a venire possiate comunque trovare la pace, la serenità, possiate stare comunque bene e vi ringrazio tanto di essere qui, di aver guardato questo video e mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, che è veramente tanto importante per me per far crescere il canale. E che dire, Arasule vi saluta, vi manda tanti tanti bacini e ci vediamo presto, sempre qui per un altro video.